Presidente, intanto si sta riunendo l'esecutivo di Fratelli d'Italia, c'è un caso che è scoppiato in queste settimane, lo sa benissimo qual è, ovviamente riguarda il ministro della cultura Sangiuliano, è un caso politico, deve riferire in Parlamento, peraltro da poco a Sky il ministro Nordio lo ha invitato a maggiore cautela. Sì, ho letto, è giusto che il ministro venga in Parlamento, così come debbono confrontarsi tutti i componenti del governo quando sono richiesti a dare spiegazioni, specialmente in un caso che è su tutti i giornali, sui quali sia il Presidente del Consiglio che il Ministro hanno dato delle giustificazioni, ma la sede più adatta è il Parlamento, quindi ritengo che questo confronto debba esserci e sono certo che ci sarà e nessuno, cominciando dal Ministro, si sottrarrà a questo confronto che poi sta nelle regole del gioco che lui stesso osserverà. Ma personalmente che idea si è fatto sulla vicenda rispetto anche alle pubblicazioni anche della giornalista? Ma l'idea è quella che, come dire, ogni giorno è una telenovela che si arricchisce di nuove cose, stamattina ci sono la registrazione di una telefonata, c'è la mail, quindi, come dire, è un caso rispetto al quale dal punto di vista istituzionale il ministro è in grado, sostiene, di dimostrare di avere fatto fronte con spese personali, quindi con suoi non rimborsati soldi con i quali ha pagato gli alberghi, i ristoranti eccetera. Dal punto di vista istituzionale la Presidente del Consiglio per due volte ha rassicurato sul fatto che non sono andate in giro notizie riservate, a quello dobbiamo stare, però ovviamente questo stillicidio non aiuta e a questo punto prima si arriva alla definizione di capire tutto quello che c'è sul tavolo è meglio, insomma, avere ogni giorno un pezzo di capisco che può anche disorientare qualcuno. È una vicenda privata secondo lei che è scappata di mano? Sia una vicenda privata, è bene che il privato faccia i conti se l'ha gestita bene o male, se c'era bisogno di cautela come chiedeva il ministro Nordio. Sicuramente, diciamo, non aiuta dal punto di vista della comunicazione di ciò di cui ci stiamo occupando, occuparci e parlare di questa vicenda ne avremmo fatto volentieri a meno. Dopodiché, ripeto, un conto è il versante privato, che tale deve rimanere, un conto è quello pubblico sul quale, ripeto, le giustificazioni, i giustificativi, l'estratto conto quando sarà mostrato, il fatto che non siano notizie classificate è un ambito che tranquillizza dal punto di vista istituzionale, poi il resto ognuno ha le sue considerazioni.